Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando riascoltiamo questa pagina del Vangelo e in questo giorno e dal Vangelo di Luca, verrebbe voglia di rimanere ad ascoltare, perché qualsiasi commento è sempre molto lontano dalla pienezza di luce, di grazia e di forza che emana dalla parola di Dio. Il Monte Tabor è il luogo santo dove i tre discepoli, che chiamerei i più familiari di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, assistono al miracolo della trasfigurazione di Gesù. L'Evangelista così definisce quell'evento eccezionale: trasfigurazione. Gesù si trasfigurò davanti a loro, cioè non vedevano più la persona umile, semplice, di ogni giorno, che era il Maestro Gesù, ma videro Gesù nella gloria del Padre, quella gloria in cui il Verbo vive dall'eternità e in cui il Cristo ritorna dopo la sua risurrezione. Quella è la gloria che gli spetta. Infatti, nella celebrazione del sacrificio di Cristo, a un certo punto diciamo proprio questo: onore e gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ma questa gloria di Cristo abbraccia tutte le parole dei profeti, simboleggiate lì da Elia, e abbraccia tutta la legge di Dio rappresentata da Mosè, il grande condottiero e legislatore, il mandato da Dio a liberare il popolo del Signore dalla schiavitù dell'Egitto. Non vi perdete, attenzione. Quello che voglio dirvi in particolare è: contempliamo come i tre. Lì non sono riusciti a dire granché, tant'è vero che quando Pietro comincia a dire: facciamo una tenda,
l'evangelista dice, ma non sapeva quello che diceva. Che vuol dire? Che lì c'era poco da ragionare, c'era da contemplare, da rimanere in estasi. Come stanno i santi in paradiso, come gli angeli, che vedono direttamente il volto di Dio, quindi sono immersi nella gloria di Dio, come il pesce nell'acqua. Allora contempliamo innanzitutto. Poi andiamo a vedere qual è la nostra vocazione, perché i tre sono chiamati come testimoni. Infatti Gesù dice, voi di questo fatto, di quello che avete visto, non direte nulla, fino a quando il figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti. Ma essi non capirono nemmeno cosa significasse risuscitare dai morti. Comunque, ecco, San Luca conferma che tennero per sé tutto quello che avevano visto, non raccontarono a nessuno, quindi tennero fede alla parola di Gesù che ha detto non raccontate a nessuno. E andiamo a vedere San Paolo, il grande convertito alla fede di Cristo e il grande apostolo del Vangelo di Cristo, ci dice che noi abbiamo per vocazione quella di essere configurati a Gesù Cristo. E non dice se prima o dopo la sua risurrezione. E io credo che siano tutte e due le cose. Dobbiamo per vocazione arrivare là, ad essere configurati con Cristo mentre è sulla terra, e abbiamo la carità e l'immolazione, perché Gesù viene sfigurato sulla croce nella sua passione con una umiliazione unica, direi, umanamente insopportabile. Voi che passate per via, vedete se c'è un dolore simile al dolor mio, dice il profeta parlando di Gesù. Non c'è un dolore così. E poi dicono alcuni teologi, teniamo presente che nella sua perfezione Gesù sente moltiplicato all'infinito anche quel dolore che noi siamo capaci di sopportare, perché noi abbiamo intelligenza, lo spirito e questo povero corpo. In questo mondo nostro così piccolo si può anche espiare, elevare, contemplare, però siamo tanto limitati, come San Paolo, come San Francesco, come San Pio. Ecco, possono avere una carità immensa. Quando Padre Pio sentiva parlare delle sofferenze e dei dolori, piangeva. Io stesso mi trovavo in difficoltà a dirgli, padre, c'è questa persona in ospedale, sta male, sta morendo. I familiari mi hanno pregato di raccomandarle alle tue preghiere. Subito le lacrime, appena gli accennavo a qualcosa di simile. E ho visto anche che più di una volta io avevo, una volta un mal di dente, un'altra volta un mal di testa, la febbre, appena ne accennava a lui, via, se ne andava. Addirittura un giorno andai, che proprio avevo terribile mal di dente e febbre, come misi i piedi nella chiesa di San Giovanni Rotondo e Santa Maria delle Grazie, tutto è scomparso. Era le 5 del pomeriggio. La mattina dopo, alle 3, lo prendo sotto braccio e scendiamo insieme a pregare. Eravamo in due a sorreggere il padre. Allora lui si volta all'altro frate e dice, da ieri sera alle 5, questo dente qui, era un premolare, l'ha indicato col dito affinché io potessi capire, mi dà un dolore da morire, ha detto, dalle 5, il mio dolore è scomparso, se l'è preso lui. Ma questo si verificava abbastanza spesso, perché? Perché non ce la fanno, non reggono a vedere la sofferenza degli altri, il dolore, la malattia, la disperazione. Vorrebbero come una spugna attirare, no? Assorbire tutti i dolori dell'umanità. E lui ha detto a Gesù, Gesù, dammi tutti i dolori degli uomini.
e lascia loro il merito. Io sono avaro del patire, ha detto. Quindi o patire o morire. La vita sua era questa. Quindi la carità e il sacrificarsi per i fratelli proprio nella carità. Questa è l'imitazione nostra per Gesù sulla terra. Poi noi abbiamo la speranza della beatitudine eterna, quella è la nostra eredità, la gloria nel cielo alla fine. Però non pensiamo alla gloria, perché per arrivare là ce ne vuole. Dobbiamo prima correggere tutti i difetti, cancellare tutti i peccati, acquistare tante virtù, essere pronti a morire anche così, in qualunque momento, per la fede, per la testimonianza del Vangelo. Ci vuole molto. Tuttavia la nostra vocazione rimane sempre questa, e la Chiesa ha dei campioni in questo senso. Santina Campana è uno di questi campioni. La sua preghiera continua cosa dimostra? Che credeva veramente in Dio. Voi, se andate a un medico quando vi sentite male, vuol dire che avete fiducia che quello qualcosa farà. Se noi preghiamo, andiamo a portare al Signore anche le nostre pene, ma più ancora i nostri propositi, il nostro desiderio di bontà, e vuol dire che sappiamo chi è il Signore e sappiamo cosa può fare, quello che noi non siamo capaci di fare. E ci dona la sua grazia, la sua misericordia, ci dona l'Eucaristia, ci dona il perdono e la riconciliazione. Io non so se la nostra gente è riuscita a capire perfettamente che tra i doni più grandi che ha fatto Gesù alla Chiesa, insieme all'Eucaristia, è la possibilità di essere perdonati dai peccati, cioè la confessione dei peccati, la riconciliazione con Dio. San Paolo dice: lasciatevi riconciliare con Cristo e togliete il peccato, se mai ci fosse. Santina Campana, se leggete qualunque pagina del suo diario, delle sue lettere, trovate, era una, che devo dire, come un'anima già in cammino, ma al di sopra del fango della terra, desidera, brama una purezza perfetta, piena, perché vuole che Gesù si possa compiacere in lei, cioè vive per far piacere a Gesù. Ma questo avviene quando tu ami, se no che te ne importa? Allora ecco la dimostrazione che noi siamo chiamati ad essere puri e purificati, però passiamo per la carità, e Gesù per la carità, per amore nostro, è finito in croce. Non era mica colpevole delle cose di cui l'hanno accusato. Perché l'hanno crocifisso? Perché ha detto di essere figlio di Dio. Ebbene, non era il figlio di Dio, è tutto il Vangelo che l'ha. Guai se dovessimo togliere questo. È stata la disgrazia degli ebrei non aver capito proprio a questo punto, ed è la grazia nostra invece averlo capito. San Paolo, ebreo, si rammarica e dice: è vero, per il mio popolo è una disgrazia, per voi è una grazia, ma Dio dice: non ritira la benedizione, alla fine anche essi dovranno arrivare a Gesù. E così arriviamo a Gesù. L'ultima cosa che vi voglio dire: in questa configurazione a Cristo, che avviene appunto amandolo, pregando, facendo del bene, allontanandoci sempre da tutto ciò che offende Dio, ecco questo progredire e salire, ascendere quotidiano, la Chiesa dimostra di essere davvero la sposa di Cristo. Così è definita la sposa di Cristo. Cioè ognuno di noi è come se fossimo una goccia di sangue di Cristo, quel sangue che Lui ama. Certo, voi non amate il vostro sangue, certo, è così, perché il sangue
nella scrittura significa la vita, amate la vita, ecco, la vita è Cristo. Per Gesù la vita siamo noi, lui è venuto per dare la vita a noi, quindi diventiamo la sua vita, la sua passione, diventiamo la ragione per cui egli è in mezzo a noi. L'ha detto, io non vedo, sono venuto perché voglio accendere il fuoco sulla terra, no? Il fuoco dell'amore di Dio, e non vedo l'ora che giunga quel momento in cui potrò dare la vita. Allora Santina, che è morta più o meno 20 anni o qualcosa, ha dimostrato che quel fuoco lo aveva già acceso nel suo cuore, lo aveva colto. E qui io vi riconfermo la preghiera che noi nella messa abbiamo detto domenica scorsa, abbiamo detto: Signore, restaura ciò che hai creato e perfeziona, custodisci ciò che hai rinnovato. Quindi prima deve rinnovare la creazione, perché? Perché c'è stato il peccato. Poi deve custodire ciò che ha rinnovato, ed è lo Spirito Santo che custodisce. Chi ha insegnato a Santina Campana, ma da quando era piccola, a fare tutti quei fioretti, quelle offerte speciali? A me è rimasto impresso un episodio, quando stava male, una febbre che la bruciava, una signora amica di famiglia porta un cuscino perché c'era un po' di pancia così. Allora lei da quel momento piangeva a dirotto. Ma perché, Santina? Ti fa tanto male la testa? No, adesso piango perché non posso somigliare più a Gesù, che dice di non avere nemmeno, no, una pietra sotto la testa. Tu mi hai messo il cuscino, io non somiglio più a Gesù. Ecco, la configurazione a Cristo diventa il sogno dei santi. Vogliamo anche noi provarci a fare il nostro sogno, questo desiderio? Ma io vi dico, è poco il sogno. Io vi dico, deve essere il bisogno, la necessità. Eleviamo al Signore la nostra preghiera.